Al solito, prima di iniziare, vi invitiamo a leggere l'informativa sui rischi, perché il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdita. Il trading non è adatto a tutti gli investitori, è necessario quindi comprendere appieno il livello di rischio. Trovate il documento completo su optiontrade.com. Inoltre vi ricordiamo che il webinar seguente è un webinar formativo che non rientra nella consulenza finanziaria personalizzata e individuale, ma è rivolta a un pubblico indistinto. Andiamo subito a capire questa configurazione particolare. Se ne parla tanto, si parla tanto di pinball nella price action e in particolar modo nelle trading daily. Per le opzioni binarie, quindi, dobbiamo fare una forzatura, dobbiamo andarle ad adattare su uno strumento che si utilizza principalmente per il trading veloce, cioè un trading che cerca di lavorare su time frame bassi o comunque intraday. La pinball che cos'è? È una candela che ha una particolare forma, tipo questa, quindi una specie di martello, dove va a darci delle informazioni di particolare importanza. Viene chiamata Bimbar per indicare Pinocchio Bar, ovvero una candela che sembra dare un'informazione e invece ne risulta un'altra. Quindi una candela Pinocchio, una candela che dà delle bugie, dice delle bugie al trader che sta lì a guardare il grafico. Andiamo anche a capire bene le pinbar. Si possono presentare in diverse forme. Ci sono le classiche, le prime due, poi le quattro seguenti sono delle forme un po' più, diciamo, meno didattiche, meno teoriche, ma che nella realtà si presentano spesso. Quindi, pur non rientrando nella teoria pura, secondo me possono essere considerate pinball, nel senso che possono riflettere nel mercato le stesse idee di trading, le stesse condizioni. Non tutti i trader magari sono d'accordo con questa mia definizione, quindi la indico sicuramente come una mia valutazione personale. Allo stesso tempo, quindi la configurazione importante è che il body, cioè la parte colorata in rosso, in blu o bianco-nero, o dipende dai colori che scegliete, sia estremamente piccola rispetto alla bugia del mercato, ovvero alla shadow, all'ombra più ampia. Ecco qui le principali due configurazioni. Questi sono due esempi classici, due esempi che ci servono per capire effettivamente come utilizzare le pinball. Allora, nel primo caso immaginiamo che siamo in un trend crescente, si arriva in una situazione in cui abbiamo un'ultima candela rialzista, la pinball che si è formata e un'ultima candela successiva alla pinball che è effettivamente ribassista, ma non solo, deve avere un minimo inferiore al minimo precedente e molto probabilmente anche i massimi sono decrescenti. Questa configurazione, quindi possiamo dire con l'inizio di una divergenza ribassista rispetto al trend precedente, ci forma la vera pinbar. Il trader dove si può posizionare? In due punti. O il primo, che è anche il più rischioso, cioè si entra qui quando finisce questa candela e si cerca di prendere subito questo movimento al ribasso. L'effetto della pinbar invece può anche perdurare, anzi di solito quando le pinbar sono veramente importanti perdurano per molto più tempo, quindi il trend poi continuerà a scendere. A questo punto il trader potrebbe aspettare questa formazione, valutare effettivamente un minimo consecutivo rispetto alla candela che precede la pinba ed entrare quindi nel punto 2, quindi punto 1 e punto 2. A questo punto quindi il trend poi si sviluppa nella parte successiva.
Stessa identica cosa quando vogliamo parlare di un trend opposto, ovvero immaginando un trend che viene dall'alto verso il basso, a un certo punto abbiamo l'ultima candela ribassista, la pin bar che ci fa immaginare la presenza di un'inversione adesso del mercato, quindi la bugia è questa, è vero, questo è un minimo, ma non sarà un proseguo del trend, quindi è un minimo. A questo punto il trader cosa fa? Può decidere o entrare qui, punto 1, oppure entrare qui al punto 2. Entrambe quindi con posizioni, in questo caso rialziste, ovvero call. Il punto 1 è più rischioso perché non è detto che questa candela si presenta sempre, cioè una candela con un massimo crescente e un minimo crescente. Non è detto che si presenta e in realtà quindi potrebbe anche essere un'illusione fare un nuovo minimo. Quindi chi entra subito dopo la pin bar può incorrere dei rischi maggiori di chi entra subito dopo invece la seconda barra, cioè la prima barra dopo la pin bar, quindi entra dalla seconda barra in poi. Andiamo sui grafici e andiamo a vedere qualche esempio. Possiamo usare qualsiasi grafico, questo qui è un DAX, andiamo a pulire un po', ci sono vecchie cose. Allora, vediamo un po', H1, H1 ci sono diverse pin bar che sto guardando, qui ad esempio si era formata una pin bar, quindi veniva dal verde, però questa è una pin bar strana, doveva essere al contrario, no? L'ombra di sopra, quindi questa non è valida. Poi questa invece poteva essere una buona pin bar, cioè trend che viene dal basso, pin bar in formazione, seconda rialzista, si entrerebbe long sopra qui. In realtà poi il mercato non è andato long, quindi non siamo entrati su questo punto, però è corretto, quindi la visione è corretta la visione. Quindi abbiamo un'altra, quindi trend ribassista, pin bar, seconda barra che chiude sopra e quindi ecco i due punti. Il primo trader poteva entrare qui in H1, magari scadenza in H1, si possono fare delle scadenze o a un'ora oppure anche a 2-3 ore se il broker dà l'opzione. Quindi punto 1 o punto 2, come vedete, quindi il punto 1 avrebbe dato subito un guadagno sia un'ora, 2-3 ore. Il punto 2 avrebbe dato un guadagno a almeno 2 o 3 o 4 ore successive o fine giornata. Quindi queste sono importanti da valutare. Andiamo avanti, vediamo un po' se troviamo qualche altra pin bar interessante. Questa ad esempio, trend ribassista, pin bar in formazione, ma la successiva doveva essere una candela verde, che in realtà quindi invece chiude sotto, quindi non è una pin bar rialzista. Questa potrebbe essere una pin bar, ovvero trend rialzista, pin bar, chiusura sotto, si entra qui sotto. Anche qui il trader avrebbe avuto un guadagno a un'ora, 2 ore, oppure se entra prima a 1, 2, 3 ore. Andiamo poi un po' più avanti, ecco ad esempio oggi qui c'è un supporto, trend viene dal basso, pin bar, se questa candela chiude in verde, chiude sopra il massimo precedente, allora si potrebbe pensare a un trend al rialzo. Naturalmente H1. Scendiamo ancora un po' di time frame, vediamo cosa esce fuori. M15, ottimo per i trade con scadenza a 60 minuti o comunque a fine ora. Quindi, questo ad esempio che vedo subito, trend rialzista, pin bar, candela successiva che chiude sotto la pin bar, però non fa un nuovo minimo, quindi è un po' rischioso. In teoria si potrebbe valutare l'entrata, ma è un po' più rischiosa, anche se tecnicamente, praticamente poi è andata bene. Vediamo qualche altro pin bar. Ecco ad esempio, questo è un trend ribassista. Questa
Questa è una candela che magari non è proprio una bimba, ma potrebbe anche essere una bimba, e forma un movimento successivo che non crea un massimo e quindi non si entra. Quindi attenzione sempre quando andiamo a guardare queste bimba. Qui abbiamo un altro movimento, massimo, minimo, massimo, anche qui i massimi non rompono i precedenti. Notate che questo modo di leggere le bimba crea sicuramente tanti movimenti che vengono in automatico filtrati, quindi non ci sono tante occasioni. Quelle poche occasioni che poi rimangono nel mercato sicuramente possono essere interessanti da tradare. Ci sono, vediamo ancora qualche altro esempio, poi passiamo alle bimba cosiddette segrete. Allora andiamo a controllare un po' il passato, oppure se suggerite altri sottostanti li possiamo guardare assieme, non è un problema. Quindi vado un po' indietro così alla ricerca di qualcosa che sia importante da valutare. Qui, ad esempio, si potrebbe valutare un'entrata long da questa candela in poi. Questa è una configurazione particolare di pinbar. Spiego questo, Demetrio, poi passiamo ad AUD/USD senza problemi. Allora, cosa abbiamo notato qui? Il prezzo scende. A un certo punto risale, non è una bimba pura perché il body è molto più ampio rispetto alla shadow. Poi abbiamo una candela intraday e poi a un certo punto questa candela che rompe il massimo precedente. Il massimo di queste tre che sono inside qui dentro, quindi è come se quasi quasi non esistono, e quest'altra che è un inside della verde. Quindi quando ci sono queste configurazioni con questi picchi, anche se il body non è piccolo, guardate un po' che effettivamente tutto questo movimento potrebbe essere riassunto come se fossero un'unica pimba. Cioè se sommiamo le quattro candele rosse con quella verde, ciò che viene fuori è solamente una rossa piccolina, pari alla differenza tra questo massimo e questo close, e questa candela che è un movimento di ribasso e poi rialzo, quindi un'ombra. In realtà qui si era formata quindi una candela del genere, piccola, con un body così lungo. Non so se riuscite a immaginarlo, ecco, questo sommato, questa parte che scende e poi risale, quindi si annulla e si forma qui una pimba. Ecco qua la pimba segreta, cioè un movimento che a occhio nudo viene difficile valutarlo, ma in realtà esiste all'interno del mercato. Quindi il breakout qui sopra era quello corretto per poterlo tradare. Cioè ci sono alcuni punti del mercato che creano delle pinbar ma spesso non vengono visualizzati ad occhio nudo. Cambiando time frame invece molte volte si vedono. Vediamo, noi stiamo parlando quindi di un time frame che va da qua a questo livello. Se saliamo in M30 andiamo a prendere questo valore, ecco, ancora non c'è la formazione. In H1, in H1 neanche, e naturalmente neanche in H4, quindi in questo caso non si è vista in nessun time frame, ma in realtà è esistita. Quindi una formazione di pinbar che in realtà c'era nel mercato e che ad occhio nudo non è stato facile poterla individuare. Passiamo su AUD/USD come suggerito da Demetrio, vediamo un po'.
Hai una particolare data da voler valutare? Quindi, movimento ultimo qui molto piatto dal tutto oggi, quindi qui si sta praticamente quasi fermi perché è difficile andare a fare trading in un movimento così piatto. Vediamo un po'. Ecco, ad esempio, io ho subito visto una pin bar segreta qui. Che cosa notate? Allora, notiamo che c'è una candela che scende e un'altra che sale e rimane sotto il close precedente. Se ci fate caso, questa qui non è altro che una candela del genere, una piccola barra rossa e una shadow ribassista. Quindi l'entrata long da questo punto in poi con una call è corretta. Perché? Questa non è altro che una pin bar. Quindi si forma un inside dentro la precedente, annulla questa parte di movimento in rosso e crea un unico shadow con un piccolo body rosso. Questa è la pin bar. Si può entrare da lì o si può entrare al breakout della candela successiva alla pin bar, no? Perché poi è questa, quindi si entra qui e si va al long. Tutto ok fin qui? A questo punto possiamo vedere che ci sono dei momenti che spesso creano queste pinball. Anche qui, guardate. Questa candela chiude leggermente sotto la precedente, quindi è come se avessimo una pin bar ribassista, poi un inside, poi un'altra candela inside a questa, quindi si entra al breakout della pin bar che è qui e si va a muovere un trend ribassista, quindi si prende una put. Sì, possono anche essere delle ingulfing, bearish o no, e possono, se guardate sinteticamente, creare delle pin bar. Quindi potremmo anche individuarle come forma di pin bar. Anche qui, guardate, in questa parte. Questa verde annulla questa parte di rosso, quindi allunga un po' di sotto, non è proprio una pin bar perfetta, ma potrebbe esserla. Put, naturalmente. Ci sono quindi diversi punti che si possono sfruttare a questo punto nel mercato. Qui in corrispondenza anche del repoint, la candela precedente era un inside. Annulla questa parte di body rosso, si forma una pin bar, si entra qui al breakout del minimo con una put. Quindi queste pin bar lette in questo modo possono aiutare tanto la visione del trader. Guardate questo punto rosso, c'è una candela verde, una rossa, quindi crea un body qui sopra con una pin bar qui sotto. Si entra al breakout del minimo della pin bar, se avviene. Qui poi ci sono altre pin bar successive, quindi da qui in poi si va short. Questa qui pure, guardate un po' in corrispondenza del waypoint. Anche qui, body piccolo, questa è la shadow, si entra qui sotto. Questa magari andava male, pazienza. Però è corretto andarla a visionare in questo modo. Con un M15 si possono scorsare scadenze a fine ora, di solito possono essere tra i 40 e i 60 minuti, quindi in base al broker e al momento in cui trovate la pin bar. A una candela ve lo sconsiglio, almeno due candele comunque dalla pin bar o dal breakout della pin bar. Poi, volendo, si possono anche trascrivere sull'M5.
In questo caso è un po' più difficile andare a individuare delle pinball valide, però guardate, questa ad esempio è una candela verde basso, forte, due candele, tre candele successive, queste qui in realtà hanno formato quindi un body qui sopra e una coda. A questo punto si entra qui col... Quindi ci sono alcune parti del mercato che possono creare delle pinball senza che ce ne rendiamo conto e quindi possono darci delle informazioni molto più utili per fare trading. Andiamo indietro così a caso, vediamo un po'. Qui ci sono diversi minimi. Vediamo un po' se unendo qualche valore si crea una pinball. Tutte queste qui assieme in pratica possono essere considerate con un body leggero qui e poi tutta questa parte sotto che si annulla. Quindi è come se fosse una pinball con un body di questa dimensione e una shadow qui sotto in tutta questa parte che annulla tra gli alti e i bassi. Si entra da questo punto in poi long. Ecco quindi una lettura delle pinball in un modo non convenzionale che comunque può ad occhio nudo darci subito dei parametri importanti su cui lavorare. Sì, anche USD e NH1 andiamo a vedere. Vediamo un po' che cosa ci può suggerire. Allora, vediamo un po'. Queste ad esempio si possono tutte considerare con un body così e una candela e una shadow. Quindi si entra long call, in questo caso qui, a quindi 30, 40 minuti, non lo so, potrebbe essere buona come no, dipende dalla scadenza che si prende. Questa è tra l'altro una scadenza notturna, quindi un po' difficile. Poi andiamo a vedere altri possibili esempi. Allora, qui ad esempio c'è un minimo di mercato importante. Vediamo un po' quale sarebbe la vera pinball che si è formata. Molto probabilmente la vera pinball potrebbe avere un body del genere e una shadow fino a qui. Quindi il breakout della prima è qui sopra, qui si entra long, qui si crea una pinball opposta e comunque questo era il trend, quindi a 15, 30, 45, un'ora, quindi a un'ora andrebbe bene, meno andrebbe male. Qui c'è un top di mercato, andiamo a vedere, ci sono delle fasi che annullano il movimento e una piccola shadow, ma c'è anche una shadow intera, quindi questa non è una pinball. Andiamo qui ad esempio ci sono dei movimenti, ma non è una pinball, questa neanche, pensavo che era una pinball, quindi bisogna andarle a studiare molto bene, con calma, con cautela, andare a capire se effettivamente la formazione potrebbe essere una pinball. Andiamo nell'ultima parte del mercato. Quindi questo movimento qui ad esempio potrebbe essere una pinball. In realtà quindi il body era questo qui piccolo, questa è tutta shadow, questa era la candela che chiudeva sopra il massimo della candela precedente. A inizio ora, quindi alle, no, questo è un M5, quindi 5 minuti fa si entrava a call. A 5 minuti si può entrare a magari una scadenza a 15 minuti, questa possibilmente se abbiamo tempo e riusciamo a farla e se c'è una scadenza a circa 10 minuti potremmo andarla a eseguire. 18:40 sono, vabbè, una call, la proviamo. 18:40 sono le 30, abbiamo 10-12 minuti. Ok, questa qui in teoria potrebbe essere valida ancora, perché comunque
viene da un movimento ribassista un po' laterale, finalmente rompe un livello di resistenza interessante. Noi vabbè, siamo entrati un po' cari, siamo andati un po' alto, quindi dovrebbe fare un nuovo top. In realtà l'entrata corretta era molto prima, però se il trend continua potrebbe essere interessante da seguire. Quando ci sono due candele con modi identici, in pratica sono delle doji, cioè delle candele di questo tipo. Quindi in questi casi è una candela insignificante sotto questo aspetto. Aggiungiamo un'altra candela e a questo punto avrebbe fatto una doji ancora più grande. Aggiungiamo un'altra che è un inside e poi una successiva che risale, quindi tutta questa zona, ad esempio, non avrebbe fatto nessun movimento. Il vero movimento sarebbe stato qui, body e tutto questo che era la candela. Quindi alla breakout di qua si entrava a call volendo. Naturalmente a 5-10 minuti andava bene, a 15 molto probabilmente no, a meno che si prendeva questo altro rimbalzo. Ecco, è un po' più difficile. Naturalmente magari si riesce ad avallare l'entrata se c'è anche un repoint, questo potrebbe dare un aiuto in più nella visione del trend. Non è detto che sia sufficiente, ma potrebbe dare sicuramente una visione migliore. Vediamo in M15 se la pinball attuale, ad esempio, potrebbe essere valutata. Ecco, in M15 invece abbiamo un movimento opposto, cioè in questo momento si sarebbe formata una pinball di questo tipo. Anzi no, opposto, giusto, è corretto. Quindi la candela in corso dovrebbe chiudere sopra la pimba, quindi dovrebbe chiudere sopra questo massimo, confermerebbe il movimento in trend al rialzo. M30, se ci fate caso, anche qui abbiamo una pinball, sia una pinball vera, ma anche questi si annullano perché sono una rossa, una verde, quindi in realtà la pinball è proprio questa che stiamo guardando. Quindi in questo momento su SDN abbiamo una serie di pinball che sono tutte con una possibile forza rialzista. Quindi corretto parlare di pinball in questo momento. Questo quindi è un trade in tempo reale. Andando sulla piattaforma, eccolo qua, quindi il trade ha attualmente 2 pips di gain circa. Se volessimo chiuderlo prima possiamo fare vendi e andremo a prendere ad esempio 12 euro, quindi 2 euro di guadagno. Se invece vogliamo aspettare andremo a prendere 7,60 euro netto. Dipende quindi dalla forza, attualmente sta salendo, quindi per noi magari non conviene vendere perché molto probabilmente avalliamo la nostra posizione rialzista. Altre domande? Per questo trade mancano ancora un po' di minuti. Scala è 40, sono 32, mancano 8 minuti. Ok, quindi vi ricordiamo che Option Trade vi dà la possibilità di poter usufruire di un bonus 100% non vincolante, perché è l'unico broker che vi dà due conti separati, oltre che il conto real, anche il conto demo, ma anche un terzo conto che vi danno se scegliete il bonus. In questo caso, scegliendo il bonus, andrete ad avere un bonus separato dal vostro conto, non sarà necessario più effettuare
un determinato volume e quindi potete prelevare in qualsiasi momento senza che i vostri guadagni siano bloccati. Option Trade naturalmente è un broker regolamentato dalla Consob, quindi è un broker che ha tutte le regolamentazioni, rispetta le normative ed è quindi anche un broker sicuro dove poter fare trading online. Per il broker Option Trade inoltre vi consigliamo di prendere come piattaforma di MetaTrader quella di Hot Forex, perché Option Trade fa parte della famiglia Hot Forex. Quindi se utilizzate una MetaTrader di Hot Forex, trovate qui nel confronto Broker Forex di WeTrading, potreste quindi avere una migliore visione dei prezzi durante la giornata, quindi avere la capacità di muovervi con una migliore con un migliore allineamento dei prezzi che spesso può anche non presentarsi se tradate con diversi tipi di broker. Ok, la lezione di oggi termina qui. Vi ringraziamo per la presenza. Naturalmente vi faremo sapere sul gruppo Facebook, dove di solito ogni tanto andiamo a condividere informazioni, il close di questa operatività, e vi ringrazio tutti per la presenza. Chi ha voglia di rivedere questo webinar lo potrà ottenere domani sul canale YouTube che potete scaricare dal sito wetrading.eu. In alto a destra YouTube, c'è più che scaricare, visualizzare, ecco qui, quindi avrete tutte le i video con anche quella nuova sulle pinbar. Grazie a tutti e buon trading.